come Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Meli siamo scesi in piazza in tutta Italia oggi, dal nord al sud del paese e anche qui a Roma il 12 ottobre, per provare a smascherare il governo del cambiamento. Ci hanno detto che siamo entrati nella Terza Repubblica con il governo del popolo, del cambiamento, ma vediamo ancora tante risposte mancate nei confronti dei giovani, che sono spesso stati decantati come il fulcro delle politiche che le forze che hanno composto questo governo avrebbero messo al centro delle loro politiche. Abbiamo una legge di bilancio che continua a risparmiare sulla scuola e invece che risolvere i problemi, che in 10 anni ci sono stati più di 8 miliardi di risparmi su questo settore. I giovani, gli studenti di questo paese chiedono che la loro formazione venga messa al centro delle politiche, perché senza un investimento sui giovani, sulla loro formazione, non c'è un investimento sul futuro di questo paese. Siamo molto preoccupati a questo punto e noi non abbiamo paura di cambiare. Da tempo, è dal 2008 che scendiamo in piazza contro il governo di Forza Italia e della Lega, contro il governo del Partito Democratico a guida di Matteo Renzi nel 2014, e scendiamo anche nel 2018, perché cambiano i governi ma ancora non riusciamo ad ottenere una risposta su quelle che sono le priorità che portiamo in piazza: dal diritto allo studio, edilizia scolastica, ai problemi della dispersione scolastica, che continua a essere un problema prioritario nel nostro paese. Oggi siamo scesi in piazza per sfidare il governo sul terreno del cambiamento, che tanto millanta ma che alla fine si riduce a beceri slogan. Serve che si metta all'interno dell'agenda di governo nuovamente al centro l'istruzione e l'università, rifinanziando il fondo di finanziamento ordinario, il FIS per finanziare maggiori borse di studio e per rendere l'università maggiormente accessibile agli studenti di questo paese. La domanda che noi poniamo è: chi ha paura di cambiare oggi? Noi no. Il governo che cosa risponde? Siamo in piazza perché in questo paese il diritto allo studio non viene garantito. Il costo medio del corredo scolastico è di 1.200 euro, mentre il costo medio delle tasse universitarie è di 1.250. Sono costi insostenibili e in questa manovra finanziaria il governo non prevede degli aumenti per i fondi per il diritto allo studio. Ad esempio in questa città, a Roma, sono migliaia gli studenti esclusi dai posti alloggio, non sanno dove andare ad abitare, non si possono permettere l'affitto. Questa è una vera emergenza nel nostro paese, abbiamo il minor numero di laureati in Europa e abbiamo un tasso di abbandono scolastico elevatissimo, soprattutto al sud. Per questo noi oggi scendiamo in piazza e chiediamo al governo di ascoltare le proposte degli studenti e di attuarle, di garantire un innalzamento dei fondi. Il maggior deficit previsto dalla manovra deve essere utilizzato per garantire il diritto degli studenti e quindi per garantire un futuro migliore al nostro paese, uno sviluppo sostenibile. È un futuro per la nostra generazione che sia realmente migliore e non fatto di precarietà, sfruttamento e assenza di prospettive e di dignità per il nostro futuro. Non mi prende che...